Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi torno a parlarvi di cinema giapponese e non un film qualsiasi, ma bensì una pellicola che ha veramente diviso critica e pubblico. Si tratta del film del 2001 di Sion Sono, Suicide Club o Suicide Cycle. Ho già parlato non molto tempo fa di un altro film di questo regista e si tratta di Guilty of Romance. Vi consiglio di vedere il video nel caso non l'abbiate fatto, anche perché ad inizio video faccio una breve presentazione di questo regista e del suo cinema. Insieme a Noriko's Dinner Table del 2005, Suicide Club fa parte della trilogia sull'alienazione della società giapponese. Un tema molto molto caro a questo regista. Ma passiamo subito alla trama. Tokyo, 54 studentesse si gettano sui binari della metro della stazione di Shinjuku, nessun superstite. A breve distanza due infermiere spariscono dal loro posto di lavoro e viene ritrovata una borsa in entrambi i luoghi dove sono avvenute queste tragedie. Una borsa che la polizia scoprirà contenere una spirale di pelle umana formata da segmenti di pelle, tutti aventi la stessa grandezza e cuciti accuratamente uno con l'altro. La polizia, capitanata dal detective Kuroda, riceverà una telefonata anonima da un hacker che svelerà la presenza di un sito internet che tiene in aggiornamento il conto e il numero di suicidi, prevedendo addirittura il numero esatto di vittime future. La polizia non sa veramente dove sbattere la testa ed arriverà addirittura a interrogare Mitsuko, una studentessa rimasta inconsapevolmente vittima del suicidio del suo fidanzato. Da sfondo a questa carrellata di suicidi senza fine, una hit di successo di un gruppo J-pop, le Desert, una band di ragazzine dodicenni che con la loro musica portano un po' di spensieratezza nelle abitazioni di questa città. Bene, mi fermo qui perché non vorrei fare degli spoiler e svelare troppo riguardo la trama. La scena d'apertura di questo film è forse una delle sequenze più note di tutto il cinema giapponese. Feroce, coinvolgente, per quanto drammatica e veramente sconvolgente. Vediamo dei treni in corsa, i titoli di testa e dei passeggeri che sono lì ad attendere la loro metro. Poi il primo di una serie di piani collettivi, un gruppo di studentesse che arriva alla stazione di Shinjuku e spensieratamente si dispongono in fila oltrepassando la linea gialla di sicurezza. Il montaggio inizia a prendere ritmo, alternando le immagini delle studentesse a quelle degli altri passeggeri che sono lì in attesa, che sono del tutto inconsapevoli di ciò che succederà a breve. Il tutto accompagnato da un'allegra musica di cornamuse, che è un netto contrasto, con le immagini veramente crude e, perché no, un po' trash. Se la sequenza d'apertura è volutamente estrema ed esibizionista, le scene successive invece puntano più al gioco della sottrazione, rielaborando molti dei cliché del genere J-horror. Successivamente prendono vita le indagini poliziesche, ed è facile cogliere lo stato d'animo dell'investigatore Kuroda, che fra telefonate anonime, false piste ed interrogatori evidenzia la sua incapacità di comprendere il mondo dei giovani, addirittura davanti ai suoi figli. È fondamentale, secondo me, prestare molta attenzione al rapporto fra Kuroda e la sua famiglia. La sua è una famiglia apparentemente normale, ma Sion Sono ormai ci ha insegnato che nulla è come sembra. Infatti, la sequenza della cena è una scena chiave. Kuroda che torna a casa dal lavoro e abbraccia la moglie con tanto di musica romantica. Un po' come una scena da film americani in cui l'eroe torna a casa dalla sua famiglia dopo un'estenuante battaglia. Poi l'uomo riunisce al tavolo figli e moglie nella speranza di comunicare con loro, di confessargli il caso a cui sta lavorando. Ma qualcosa distoglie l'attenzione dei suoi cari. Una hit alla televisione, la canzone di successo delle Desert. E Kuroda decide così di rinunciare a comunicare con la sua famiglia ed anzi si unisce a loro guardando la TV, non riuscendo però a comprendere cosa abbia davanti. Il suo tentativo di stabilire un dialogo con la famiglia viene interrotto sul nascere, quasi secondo me a presagire qualcosa di tragico. Come ho detto nel video di Guilty of Romance, per Sion Sono non esistono famiglie felici. Anche in questo film Sion Sono critica la società giapponese, avvolta dalla solitudine e dall'alienazione, ed evidenzia come i microcosmi, come ad esempio può essere la famiglia, davanti all'orrore quotidiano a cui assistono, assorbono inevitabilmente tutto il male, tutta la negatività di questa società malata, virale. Sono vuole sottolineare come nel Giappone contemporaneo, dietro le apparenze, la famiglia, i membri della famiglia non comunicano fra loro. Più
Piuttosto preferiscono isolarsi. Un esempio sono gli hikikomori, che sono quegli adolescenti che passano tutto il loro tempo chiusi in camera, come uno dei personaggi di questo film, Lucker the Bat. Questo personaggio è uno dei tanti esempi che la pellicola mostra di isolamento nella società giapponese, sottolineando un particolare tipo di alienazione, e cioè l'alienazione da se stessi. La serie infinita di suicidi è la risposta chiara dell'alienazione presente in Giappone, un mondo in cui identità, sensibilità e personalità vengono completamente soppressi, annullati. In questo film il corpo è vittima delle mode e delle culture giovanili. Come si può cogliere dal personaggio di Genesis, il capogruppo dei teppisti? Si sono in scena la banalità e la pochezza delle nuove culture giovanili, colme di simbolismi vuoti e di idoli presenti in TV, musica pop, internet, che non sono di certo validi esempi da seguire. Proprio i mezzi di comunicazione di massa sono per Sion Sono degli strumenti di alienazione. C'è un'evidente tendenza dei giovani, e non solo giapponesi, a formare gruppi attorno ad ideali potenzialmente distruttivi. E questo solo perché di base non si ha un carattere ben formato. E nonostante tutto questo, Sion Sono nel suo finale vuole in qualche modo, secondo me, suggerirci un'alternativa, una speranza. In questo film si parla di annullamento dell'identità dell'uomo. Ma allo stesso tempo il film ci pone una domanda, ripetuta più e più volte: sei connesso a te stesso? Perché secondo voi il personaggio di Kuroda non riesce a darsi pace? Secondo me perché il suo unico limite è quello di non essere connesso a se stesso e alla sua famiglia. Ciò che secondo me è veramente geniale ed interessante di questo film è come viene presentata la figura del male. Solitamente nel cinema classico il male, il lato mostruoso, diciamo, è qualcosa che si teme, qualcosa che teniamo a distanza. Qui invece in Suicide Club vi è un invito esplicito, partecipativo ad unirsi al male. E perché tutto ciò? Beh, perché i personaggi del film, ma più in generale tutti i personaggi del cinema di Sion Sono, sono spinti da un certo egocentrismo a compiere azioni estreme del tutto discutibili, pur di emarginarsi dalle istituzioni, pur di avere un proprio ruolo, anche se questo alla fine dei conti significa solo imitare qualcun altro. Questi personaggi però sono spaesati, vivono esperienze che non sono in grado di comprendere e che dunque non accettano, ma solo perché non sono in grado di capire loro stessi. Ciò che Suicide Club vuole comunicarci è che si salva solo chi coscienziosamente si sottrae dalle logiche coercitive del gruppo, chi insomma ragiona con la propria testa. Altro tema fondamentale di questo film è quello del suicidio. È dai tempi del Medioevo che in Giappone si pratica l'atto del suicidio attraverso la pratica samuraica del seppuku. Questo è il nome dell'onore e della devozione. Dunque il suicidio non viene visto come una via di fuga, ma come l'assumersi una propria responsabilità. Non un gesto da condannare, ma il diritto di ogni individuo di fare ciò che vuole con la propria vita. Certo, i tempi sono cambiati e le motivazioni che spingono le persone a suicidarsi ora in Giappone sono ben differenti da quelle di una volta. C'è da dire anche però che il sistema che si è venuto a creare in Giappone di certo non aiuta. Lo scambio verbale, il contatto col prossimo sono completamente soppiantati dall'uso, secondo me, eccessivo di internet e comunque di cellulari o di tutta la tecnologia. Nell'universo informatico l'identità diviene un alter ego col quale rifuggire il confronto col mondo reale. Perché vi consiglio Suicide Club? È una pellicola che segna indelebilmente la carriera di Sion Sono, un film provocatorio, sovversivo, sprezzante dell'impatto che può avere sul pubblico. Col pericolo però che coloro che sono un po' estranei alla realtà giapponese non riescono, diciamo, a cogliere la vera anima, la vera natura di questa pellicola. Infatti, come vi ho detto all'inizio film, questo è un film che ha veramente diviso il pubblico. C'è chi lo ama e c'è chi lo detesta completamente, non riuscendo a capire cosa ci sia da comunicare con questo film. Eppure credo che in questo video ho cercato in qualche modo di comunicarvi, di trasmettervi i miei pensieri, la mia interpretazione di questo film. Non vi sto dicendo che quello che ho detto io è pura realtà, perché questo film va
molto interpretato. Dunque, quello che vedo io, magari altri non lo vedono, come quello che vedono altri, io non l'ho visto in questo film. È proprio per questo che vi invito a guardare Suicide Club di Sion Sono e magari a confrontarvi con me scrivendomi qui sotto nei commenti, facendomi sapere la vostra opinione, perché, ripeto, io amo parlare di cinema, soprattutto di cinema asiatico, ma mi piace anche avere un po' un confronto, un dibattito, dunque fatemi sapere la vostra opinione riguardo a questo film. Un'ultima cosa, recentemente è stato ristampato il volume unico di Suicide Club. Sion Sono in persona ha chiesto ad Usamaru Furuya di disegnare questo manga. Questo seinen è edito dalla Gohan Cult Collection numero 7 al prezzo di 7,50 euro. Vi mostro un attimo la copertina, il retro, questa è la sovracoperta e guardate, è bellissima il fatto che i volti di queste studentesse vengano completamente risucchiati. Non è un manga che è fedele scena per scena al film, prende solo ispirazione, però c'è da dire che la sequenza iniziale è la stessa presente nel film, con una sola variante che vi è una superstite. C'è da dire però che le immagini parlano da sole. Spero si riesca a cogliere l'orrore che viene proprio presentato in queste tavole. Il tratto usato in questo manga mi è piaciuto tantissimo, però secondo me poteva andare molto più a fondo a livello proprio di storia, di psicologia dei personaggi, però non voglio tanto dilungarmi a commentare questo manga anche perché ne parlerò in un video successivo, quello riguardante le letture del mese. Dunque, spero che vi sia piaciuto questo video. Io, ragazzi, ci ho messo veramente tanto a farmi un po' un'idea di questo film, perché veramente è stata una pellicola che mi ha totalmente assorbita. Dunque spero di avervi quantomeno intrattenuti e non annoiati con questo video. Ripeto, fatemi sapere la vostra opinione riguardo questo film, riguardo a Guilty of Romance o qualsiasi altro film di Sion Sono. Vi ricordo che qui sotto nell'info box vi ho lasciato il link della mia pagina di Facebook, dove potete scrivermi, comunicare con me. Io e Google Plus diciamo che non abbiamo una buona relazione, dunque se volete suggerirmi qualcosa, chiedermi dei consigli, qualsiasi cosa, veramente scrivetemi su Facebook perché sicuramente lì vi risponderò. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend, una buona giornata e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!